la radio è il primo amore, è quello che non si scorda mai. Il direttore parlava di quei primi anni, quando io ho iniziato a fare radio, avevo 15 anni e le radio erano le radio private, ma non perché erano private, perché erano proprio private di tutto, cioè non c'era niente, c'era soltanto un piatto, un microfono, cartoni delle uova per insonorizzare le pareti e poi stavi lì ore e ore a parlare. Tra l'altro io sono convinto che almeno per i primi 2 o 3 anni ho parlato al vuoto, cioè che dall'altra parte non ci fosse nessuno che stava sentendo, anche perché, come sapete, c'erano soltanto le onde medie, quindi già le radio con l'FM erano pochissime. Io sono nato con la radio, se sono riuscito a fare quello che sono riuscito a fare nella mia vita, poco o tanto non lo so, ma lo devo tutto a quel mezzo lì, a quelle ore che ho passato a trasmettere davanti a un muro da solo e con la certezza che anche andare a scuola con il transistor, perché avevo il transistor arancione che sotto il banco sentivo Alto Gradimento, Arbore Buon Compagno, la hit parade di Lelio Lutazzi o i dischi caldi di Giancarlo Guardabassi, cioè questo mondo. E quindi per me l'emozione è doppia, pensare che quel ragazzino che andava a scuola sentendo quei miti adesso c'è questa opportunità, cercando di non fare danni ovviamente, ma di portare quel piccolo grande supporto che può essere della mia esperienza musicale prima di tutto e radiofonica dall'altra parte. Quindi per me è un'emozione grandissima, credo che avrei detto di no a qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra fidanzatuccia che poteva venire a farmi proposte strane di altro tipo, ma quando il direttore generale abbiamo iniziato a chiacchierare di questa cosa ormai qualche mese fa, insomma, ci ho pensato molto e alla fine, proprio, ripeto, il richiamo di questo amore, di questo primo grande amore, questa voglia anche in qualche modo, arrivato a questo punto della carriera, di trasferire anche a qualcuno più giovane di te un po' di esperienza, un po' di idee, un po' di follie, anche se vogliamo, e questo mettersi al servizio anche, mettere al servizio di tutto quello che posso aver imparato dalla radio e il mio amore per la radio, riuscire a trasferirlo anche ai tanti tecnici, ai tanti DJ, ai tante voci che ci sono da queste parti, più giovani che hanno energia e forza, questo è uno dei primi obiettivi, quello proprio di trasferire la mia esperienza, il mio amore per questo mezzo a quelli che ci sono adesso e che sono più giovani di me che stanno entrando in questo mondo. Il tutto sarà fatto con l'entusiasmo, prima di tutto, con tanta voglia di mettere al servizio la mia esperienza in questi tanti canali, in queste tante radio, con la collaborazione di questi grandissimi professionisti che ci sono, sperando di trovare con la certezza che troveremo la sintonia giusta per navigare forte nella stessa, tutti insieme, a remare nella stessa direzione col timone ben saldo e dritto, ogni rete verso i propri obiettivi e verso la propria meta. Ripeto, la televisione, la moglie mi lascerà qualche oretta libera e questo mi fa piacere, perché insomma mi ha abbastanza assorbito negli ultimi anni, anche nell'ultimo mese, anche negli ultimi mesi, e quindi sono contento di poter andare spesso a cena con questa meravigliosa fidanzata e questo meraviglioso primo grande amore.